Giornale radio della Liguria. Ancora chiusa la A10 dopo lo scontro fra due tir ieri pomeriggio, morto uno dei conducenti, uscita obbligatoria a Borghetto e Albenga. Sciopero in porto stamattina il presidio dopo il fallimento delle trattative. Vaccini, il piano per la fase 2 che partirà da insegnanti e forze dell'ordine. Sanremo, serata di cover con l'omaggio a Lucio Dalla, in testa Ermal Meta. Un cordiale buongiorno da Ilaria Linetti in studio per la prima edizione del giornale Radio Rai della Liguria. In regia Carlo Traverso, in segreteria di redazione Cinzia Venturini e Loredana De Totto. Il meteo da Costanza Bartucca. Giornata di generale maltempo, molto nuvoloso fin dal mattino ovunque, con piogge più insistenti sul genovese. Al pomeriggio diminuiscono di intensità e interessano in modo sparso tutta la regione. La ventilazione in prevalenza di scirocco, mare ancora quasi calmo o poco mosso. Verso sera le piogge interessano il Savonese e il sabato vede ancora residui rovesci più probabili al mattino sui versanti padani centrali, che nel frattempo avranno anche visto un calo delle temperature per cui le precipitazioni avranno forma di neve sui rilievi a quote comunque superiori agli 800 metri. Progressivo miglioramento nella giornata poi di domani per una domenica soleggiata anche se fresca e caratterizzata da forti venti settentrionali, specie sul genovese di Ponente e Savonese. Le temperature sono previste in progressiva diminuzione e torneranno diffuse gelate nelle zone interne nella notte su domenica. Rai pubblica utilità su informazione dell'Aeronautica Militare. Ancora chiusa la A10 fra Borghetto Santo Spirito e Albenga in entrambe le direzioni di marcia dopo lo scontro fra due tir che ha causato un morto e un ferito grave. Stamattina erano già 4 i chilometri di code in uscita ai Caselli. Martin Cucera. Forse un malore all'origine dello schianto violentissimo tra i due bisonti della strada e le conseguenze drammatiche. Nel frontale avvenuto tra Albenga e Borghetto è morto un camionista 52enne polacco poco dopo essere stato trasportato in ospedale con l'elicottero. L'altro, un conducente italiano, è ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure, ma non sarebbe in gravi condizioni. Ma il bilancio è stato drammatico anche per la viabilità del centro Ponente Ligure, A10 chiusa per tante ore, visto che uno dei tir aveva invaso la carreggiata opposta e di conseguenza in tilt anche il traffico sull'Aurelia, collassata sotto il peso di centinaia di macchine tir che cercavano alternative alla A10. La procura di Savona ha aperto un'inchiesta sull'incidente ad indagare la Polstrada. I due tir sono sotto sequestro e si attende l'esito dell'analisi per risalire alla dinamica precisa dell'incidente. E con un presidio stamattina è iniziato lo sciopero dei portuali a Genova. In una lettera i terminalisti hanno accusato l'autorità di sistema portuale di favorire la compagnia unica dei lavoratori portuali, la CUNV, mentre l'amministrazione pubblica del porto dovrebbe essere imparziale. Prima ancora della risposta dell'autority è arrivata la mobilitazione dei portuali. Quella lettera minaccia l'organizzazione stessa del lavoro in porto e con essa i diritti dei lavoratori e soprattutto la loro sicurezza, questa è l'accusa. Sullo sfondo gli obblighi economici cui sono tenuti i terminalisti nei confronti della compagnia unica dei lavoratori. Una lunga trattativa si è conclusa poche settimane fa e il tentativo dell'industria del porto di avere mani più libere nella gestione del mercato del lavoro interno allo scalo. Una minaccia secondo i sindacati che oggi hanno aderito in maniera unitaria allo sciopero di 24 ore e ai presidi ai varchi portuali. Solidarietà arrivata anche da altre categorie, dai metalmeccanici ai ferrovieri. I dati Covid preoccupa sempre il Ponente Ligure, il servizio di Emanuela Pericu. L'attenzione è ancora tutta sull'estremo Ponente Ligure. Nel giro di due mesi i casi totali dell'ASL 1 sono più che raddoppiati, oggi altri 95 positivi sui 414 complessivi della regione. Un aumento di contagi che per il momento non sta impattando in modo eccessivo sugli ospedali. La buona notizia è che la curva epidemiologica del distretto di Ventimiglia ha già invertito la rotta, quella negativa è che a Sanremo non è ancora successo. Nuovi campanelli d'allarme intanto arrivano dall'analisi della Fondazione Gimbe che nell'ultima settimana rileva un aumento di casi su Genova e La Spezia superiore al 20% rispetto ai 7 giorni precedenti. Oggi nell'ASL genovese 176 nuovi casi in un sol giorno. Si tratta di punte anomale, spiega Lisa, che al momento non preoccupano. Intanto nella città dei fiori uno scenario anomalo per la settimana del festival, con le saracinesche di bar e ristoranti abbassate. Il presidente Toti ha promesso ristori aggiuntivi. I commercianti intanto domani regaleranno la merce deperibile, un atto di solidarietà e al contempo di protesta per il passaggio da giallo ad arancione nel giro di 2 giorni. Ma passiamo a qualche buona notizia. Da martedì dovrebbero partire le prenotazioni per la seconda fase di vaccinazione in Liguria, che riguarda circa 450.000 persone, e a effettuarle saranno i medici di famiglia. 60.000 fanno parte delle categorie prioritarie, scuole e forze dell'ordine. I primi prenoteranno tramite il proprio medico, gli altri saranno vaccinati nelle caserme. I medici somministreranno il vaccino AstraZeneca, che non ha bisogno di frigoriferi speciali, che è stato approvato per chi ha meno di 65 anni.
Sarà quindi utilizzato anche per i 380.000 pazienti vulnerabili sotto i 65 anni sulla base di una valutazione dei medici. Per chi ha patologie ma più di 65 anni per gli ultrafragili, a prescindere dall'età, bisognerà aspettare fine maggio con i vaccini Pfizer e Moderna. Dal 15 marzo si arriverà, detto il presidente della regione Toti, a 45.000 dosi settimanale, più del doppio di quelle di oggi. È stato posto ai domiciliari il 22enne genovese, presunto autore degli abusi sulla 16enne con lieve disabilità psichica avvenuti venerdì scorso nel Savonese. Secondo quanto era emerso, i due si sarebbero conosciuti sul web e avrebbero concordato un incontro. Il 22enne era stato ascoltato in procura a Savona, mentre le indagini si sono concentrate sui contatti fra i due, per capire in particolare se la 16enne fosse consapevole di quanto stava facendo, se lui avesse capito i suoi problemi, se possa averne approfittato. Un uomo è stato arrestato dalla polizia in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP del Tribunale d'Imperia Anna Bonsignorio per il reato di violenza sessuale aggravata a danno di minori. È stato il familiare di una vittima a presentare denuncia in questura Imperia. Dalle indagini della squadra mobile d'Imperia, coordinata dalla PM Francesca Bugane Pedretti, è emerso che c'erano state altre violenze verso altri minori, oltre alla prima denunciante. Consegnati i lavori della superstrada Vado Quigliano-Savona, un appalto da oltre 11 milioni di euro per collegare la piattaforma Maersk al territorio. Luca Di Francesco Antonio. Vado Ligure, un colosso operativo ma senza collegamenti adeguati nell'immediato retroporto. Su tutti la strada di scorrimento veloce per Quigliano e Savona e il casello di Bossarino. Per l'asse viario sono previsti 11 milioni e 100 mila euro stanziati dall'autorità di sistema portuale. Due nuove corsie per senso di marcia, sarà ampliata la rampa d'accesso per i mezzi in arrivo dall'autostrada A10. La provincia di Savona ha indetto la gara d'appalto, il progetto è dello studio tecnico Goso, 84 settimane di cantiere, fine lavori nell'autunno 2022, affidati al raggruppamento temporaneo di imprese IRES e Granda Engineering. Un lavoro di squadra in cui credono tutti qui a Palazzo Nervi, dal presidente della provincia Pierangelo Olivieri ai sindaci dei comuni interessati come Monica Giuliano. In meno di due anni avremo un'arteria all'onore del mondo e delle esigenze che il sistema sociale, civile e produttivo richiede. C'è sempre stato un dialogo e soprattutto un obiettivo comune di andare oltre il mare. La piattaforma oggi c'è, ma ci saranno anche tutte le infrastrutture, le arterie necessarie per l'Ender leader, non solo lei ma anche tutte le aziende che intorno a lei graviteranno. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha già approvato il progetto di autofiori per il casello di Bossarino, conclusione lavori entro il 2024, un'opera da 70 milioni. Ascoltati in tribunale a Savona i primi testimoni della difesa nel processo Tirreno Power. 26 gli imputati, si tratta di vertici e dirigenti dell'azienda. Sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di disastro ambientale e sanitario colposo. Prossima udienza il 4 maggio. Circa 5.000 candidati per 159 posti da OSS banditi da ASL 5, un concorso separato da quelle delle altre AS che ha preso via nei giorni scorsi. Sarà una ditta privata a occuparsi di valutare i requisiti, il compenso sarà di più di 18.000 euro. Serata di cover ieri al Festival di Sanremo con un omaggio a Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno, 4-3-43, come la sua canzone, Lorenzo Orsini. Compiva 16 anni, un giorno la mia mamma. Con quella barbetta un po' così, 50 anni dopo, Giuliano San Giorgio e Negramaro cantano 4 marzo 43 di Lucio Dalla. Serata delle tante cover della musica italiana, quella del giovedì al festival. Una serata in rosso, a cominciare dalla giacca di Amadeus. Non sarà un'avventura. Non sarà Lucio Battisti, ma c'è del rosso anche in Bugo e nella sua cover di Avventura con i Pinguini Tattici Nucleari. Di nuove avventure non vuol sapere la rossissima Orietta Berti, ma il rosso più forte è senz'altro quello di Antonella Ferrari, attrice con la stampella che porta in scena il suo coraggio nell'affrontare il dolore vero e la malattia della sclerosi multipla. Zlatan si fa attendere, ma supera anche l'autostrada 10, chiusa per incidente, grazie al passaggio di un motociclista. Poi, messo lo smoking, canta l'atteso vagabondo con Fiorello e Sinisa Mihajlovic, uno a cui il coraggio, anche di fronte alla malattia, non è mai mancato. Splendida splendente, d'altronde, la musica che non si ferma mai. Hanno dato tutti esito negativo i tamponi ai quali è stata sottoposta la squadra della Sampdoria dopo il derby finito in parità. I blucerchiati ripeteranno i test in vista dell'allenamento pomeridiano di oggi, nel quale cominceranno a preparare il match di domenica contro il Cagliari.
Pallanuoto, anche con il biglietto per la Final 8 già in tasca, prosegue la marcia della Pro Recco nei gironi preliminari della Champions. Dopo le vittorie contro l'Olympiacos, lo Jug Dubrovnik e il Marsiglia, i recchellini si sono imposti anche nel derby italiano del girone, battendo l'Ortigia per 10-3. E siamo alla nostra rassegna stampa. Vaccini per 450.000 liguri, le regole del nuovo piano. Prenotazione da martedì per le categorie prioritarie, pazienti vulnerabili sotto i 65 anni, questo il titolo principale del Secolo XIX. Mentre le pagine di Genova, della Repubblica, Liguria gialla ma in allerta. Crescono contagi e ricoveri, la sanità si prepara al picco, ma per ora gli indicatori tengono la regione nella fascia più bassa. Torniamo al Secolo XIX, le pagine dello Spezzino, sanità, 5.000 al concorso, un privato valuterà i requisiti, troppi candidati per 159 posti da sociosanitario, ASL pagherà 18.000 euro a una ditta. E la Nazione, restando nello Spezzino, vandalismi, baby gang in trappola, 3 minorenni denunciati dalla polizia locale, il loro gesto ripreso in diretta dalla videosorveglianza. Restiamo sul Secolo, le Dorso di Savona cambia la mappa del mercato, disagi ridotti a traffico e sosta. I banchi lasceranno via Montenotte e via Guido Bono nel tratto a mare di via Corsi. Si parla naturalmente del mercato comunale pubblico, insomma quello del lunedì. Genova, invece Dorso di Genova, nessuna tregua, il porto sciopera, rottura tra sindacati e terminalisti e gli imprenditori, serve responsabilità, oggi una giornata di lavoro e è un privilegio, è imperio, bisogna accelerare sulle vaccinazioni, l'emergenza contagi adesso è fra i giovani. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, vi aspettiamo su Rai 3 dove sta per cominciare Buongiorno Regione, una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Liguria.